Il 2016 è stato l'anno del mio debutto più o meno ufficiale su YouTube. Il 2016 è stato anche l'anno del ventennale di Pokémon. E quindi ora che si sta concludendo questo 2016, ci tenevo a raccontarvi molto brevemente quella che è stata la mia storia da allenatore di Pokémon in questi 20 anni. A quei tempi, quando Pokémon approdò in Italia, non era tanto famoso per il videogioco, tanto per tutto il resto, per il cartone animato, l'album delle figurine, i giocattoli, caramella, le patatine, le magliette, alle ciche, qualsiasi cosa era praticamente marchiato Pokémon. E quindi noi, ragazzini delle medie, che non esisteva ancora l'internet e non potevamo informarci, eravamo completamente ignari dell'esistenza di un videogioco, che poi in realtà era quello da cui è nato tutto. Quando venni a conoscenza dell'esistenza del videogioco di Pokémon, ricordo che volevo giocarci a tutti i costi. E quindi cosa feci? Andai da un mio amico più grande, che sapevo che era uno smanettone di computer, nonostante sapesse che lui odiava Pokémon, e gli chiesi se mi faceva il favore, quando veniva a casa mia, di portarmi il gioco di Pokémon che assolutamente ci volevo giocare. A quei tempi comunque esisteva già la PlayStation 1, esistevano già i giochi per computer che non erano belli come quelli di oggi, ma comunque avevano una grafica 3D a colori decente, e quindi mi immaginavo che il gioco sarebbe stato così. E quindi ricordo che arrivò a casa mia con innanzitutto l'emulatore da installare, che già non capivo cosa fosse un emulatore, e ricordo che quando ho fatto partire il gioco di Pokémon Blu, in inglese tra l'altro, che non capivo pure una mazza, ho visto sta roba tutta blu, tutta piatta, con 4 pixel in croce, e ci sono proprio rimasto, ma che è sta merda? Cioè, non capivo, infatti non avevo neanche il coraggio di dirglielo. Faccio, ma sei sicuro che è il gioco originale? Sì, quello originale. Ma sicuro? Sì! Anche a me sembrava una taroccata cinese, proprio un obbrobrio, questi Pokémon deformi, perché comunque le sprite utilizzate in Pokémon Blu non erano neanche lontanamente paragonabili a quelle del cartone. E quindi, boh, il primo approccio col gioco di Pokémon è stato abbastanza traumatico. Nella primavera del 99, precisamente nel periodo di Pasqua, approdò al cinema il film Mewtwo contro Mew, che fu un evento eccezionale perché era la prima volta che un anime di questo tipo approdava al cinema. E ricordo che io e mio fratello piccolini obbligammo nostro padre a portarci al cinema a vedere il film, e lui dormì praticamente tutto il tempo. E ripensandoci oggi, penso che potremmo essere paragonati a quei bambini che obbligano i loro genitori a portarli a vedere il film di Peppa Pig o agli eventi di Sofia Viscara di UT Chaser. Nell'estate del 99, quando tutti i bambini che avevano un Game Boy erano intenti a giocare a Pokémon Rosso e Pokémon Blu, ricordo che arrivò un nostro amico più grande con un floppy disk dicendo: qui c'è Pokémon 2. E che cos'era Pokémon 2 se non altro che Pokémon Oro Argento scaricato non so dove, totalmente in giapponese, che lui aveva in anteprima. E di conseguenza l'idea di poter giocare al gioco di Pokémon a cui nessuno stava ancora giocando faceva troppa gola. Quindi abbandonai completamente Pokémon Blu su computer per giocare, appunto, sempre su computer a Pokémon Argento totalmente in giapponese. Avere Pokémon che gli altri manco si sognavano e di giocare un'avventura totalmente a colori, mentre appunto avventure dei nostri amici erano ancora in bianco e nero. Nel 2000 poi approdò in Italia ufficialmente la seconda generazione. Nel frattempo mi ero procurato un Game Boy Color e quindi finalmente potei giocare a Pokémon Argento in italiano, quindi finalmente capendo che cosa veniva detto all'interno della storia. A Pokémon Argento ho dedicato davvero, davvero tantissime ore della mia infanzia. Penso di aver consumato la cartuccia a furia di giocarci. Nel 2003 arrivò la terza generazione, che mi piacque un sacco fin da subito. Aveva questo design innovativo non solo per la grafica super colorata, perché appunto siamo passati da quello che era il Game Boy Color a il Game Boy Advance, quindi comunque un salto generazionale parecchio sentito, ma anche per un sacco di novità apportate a questa generazione. Che ok, ad esempio, non c'era più il passaggio tra il giorno e la notte, che era una feature particolare di Pokémon Oro Argento che poi è stata tolta, ma c'erano comunque le condizioni atmosferiche che variavano, c'erano le lotte in doppio che hanno comunque cambiato da lì in poi per sempre la concezione delle lotte di Pokémon, c'erano le gare di bellezza che ai tempi sembravano una gran figata, poi in realtà lasciano il tempo che trovano. Introdussero poi anche tutte quelle statistiche speciali, tra cui nature, IV, EV e tutte quelle robe che ai tempi non conoscevo minimamente, che sono per me rimaste oscure per un bel po' di generazioni. E nulla, inutile dire che da lì a poco per Natale mi regalarono un Game Boy Advance SP, sai, quello con lo schermino che si apriva, tra l'altro quello con lo schermo illuminato, che minchia sembrava il futuro, lo schermo illuminato, cioè per dirti come eravamo retrogradi, perché comunque il Game Boy non aveva lo schermo illuminato e quindi giocavo con il Game Boy con una lampadina che si attaccava al connettore USB, no? Che cazzo era il connettore che c'aveva, che faceva luce sopra, che sì, che faccia pure il riflesso nello schermo. E da lì a poco mi regalarono anche Pokémon Zaffiro. Nel 2007 c'è la quarta generazione, gli starter non mi piacevano, e i nuovi Pokémon, boh, e la nuova grafica, non lo so, non mi convinceva troppo, e il protagonista con quel baschetto terribile, non si poteva guardare, tutti i discorsi da vecchio, vorrei far notare, cioè, beh, bella solo la prima generazione. La ricaduta totale all'interno di questo tunnel oscuro che è il mondo di Pokémon è avvenuta poi
nel 2010 con l'uscita dei remake di Pokémon Oro e Argento, ovvero appunto Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Secondo me sono tuttora i giochi di Pokémon più belli mai realizzati, perché avevano raggiunto il massimo raggiungibile su quel motore grafico. Un gioco coloratissimo, precisissimo e realizzato con questo stile. Quindi dopo sì, siamo andati verso una grafica più 3D, più moderna, ma che comunque sente sempre tantissimo il peso di quello che è una console non potentissima come appunto le console portatili Nintendo. Nel 2001 Pokémon Bianco e Pokémon Nero, che già dai primi trailer si vedeva che se da un lato avevano cercato di inserire nuovi elementi più moderni come appunto la grafica 3D, dall'altro si vedeva che il Nintendo DS faceva fatica ormai a reggere questo salto qualitativo e si sentiva tutto il peso degli anni rispetto alla generazione precedente. Devo dire che alla fine, se mettiamo insieme il pacchetto di Bianco Nero 1, Bianco Nero 2, mischiato con quello che è stata la storia di fondo, la storia del personaggio di N, e in realtà la regione di Unima, nonostante la partita con delle aspettative molto molto basse, è stata una delle mie preferite. Nel 2013 poi arriva la sesta generazione di Pokémon, con appunto Pokémon X e Pokémon Y, con tutte le novità che questa generazione si porta dietro, tra cui soprattutto le mega evoluzioni che hanno fatto un po' tanto storcere il naso a quelle della mia generazione, che invece a me sinceramente non sono dispiaciute. E ovviamente l'anno dopo non mi feci sfuggire l'occasione di comprare anche Pokémon Rubino Omega. Mi ricordo che inizialmente dissi no, ma non lo compro, perché io comunque la terza generazione sì, mi era piaciuta, ma non più di quel tanto. Comunque la seconda generazione, best ever, non ha fatto in tempo uscire, che l'ho comprato subito. E Nintendo lo sa, cioè è proprio per questo che butta fuori questi cazzo di remake. Ed infine eccoci qui, nel 2016, anno del ventennale di Pikachu e compagni. Due sono state le grandi novità introdotte quest'anno, e una appunto è Pokémon Sole e Pokémon Luna, e l'introduzione della settima generazione. A Pokémon Sole sto giocando in questo momento, quindi non l'avendo ancora finito non so se ancora dare un feedback sul gioco, ma per quello che sto vedendo devo dire che è davvero davvero fantastico, mi sta davvero piacendo un casino. L'altra grande novità è sicuramente Pokémon Go, che ok, non ha bisogno di presentazioni, è un gioco che ha completamente cambiato il modo di concepire i videogiochi. E se da un lato Pokémon Go non ha inventato nulla, perché sfrutta quello che era il gameplay del vecchio gioco di Niantic, ovvero Ingress, dall'altro, fondendo appunto questo gameplay con un marchio così forte come Pokémon, ha creato un mix tale che ha superato qualsiasi aspettativa e si è arrivati ad avere un gioco in cui hanno giocato praticamente tutti. Nel mese di lancio dell'applicazione Pokémon Go ha avuto più utenti attivi di Twitter e ha addirittura superato il porno nelle ricerche su Google. Nessuno aveva mai superato il porno, davvero. E quindi nulla, 20 anni sono davvero davvero tanti. E qual è la magia di tutto ciò? È che se ripenso a tutte le tappe di questi 20 anni, ripenso a determinati momenti della mia vita. Ogni determinata generazione ha scandito un momento cruciale della mia crescita, e penso sia questa la grande magia di Pokémon, l'essere cresciuta davvero insieme a noi, insieme a me. E quindi grazie davvero per questi 20 anni.